consueto appuntamento con invito a cena. Siamo nelle cucine dell'Hotel San Francesco. Oggi non c'è Alessandro perché in altre faccende affaccendato. Siamo insieme a Luca. Buonasera. E non so, adesso ci dirà che cosa ci preparerà. Io sono già pronta. E poi alla mia tavola oggi si parlerà di comunicazione e di nuovi mestieri legati alla comunicazione. Allora, caro il mio Luca, che cosa ci prepari oggi? Oggi ti faccio un piatto velocissimo, un involtino di melanzana, sì, con speck e mascarpone e pistacchio. E pistacchio. È un antipasto? È un antipastino, sì. Allora andiamo, procediamo. Questo è speck. Allora, la melanzana va grigliata. Va grigliata, non ti faccio vedere, io mi sono portato avanti. Sì. Eccole qua. Dopo aver grigliato le nostre melanzane, grigliata senza olio, senza nulla, forse poco di sale. Ti faccio vedere. Per togliere l'acqua, Il condimento lo mettiamo qua. Facciamo un po' di aceto. Una vinaigrette, dell'olio. Praticamente sono due parti di olio e una parte di aceto, del sale, del pepe. Una sorta di pinzimonio. Vinaigrette è il nome esatto. Pinzimonio. Ecco. Fa una sorta di cremina, quindi sì. Una volta emulsionate andiamo a condire le melanzane appena le passiamo in questo modo. Voilà. Di solito si ci mette anche un po' di mentuccia se fai solo le melanzane grigliate. In questo caso abbiamo stravolto e utilizziamo del prezzemolo, ok, poi il mascarpone che ti dicevo, andiamo a stendere, ok. Questo è semplice, lo può fare chiunque. Non c'è anche di, per di un aperitivo, un buffet, sì. No? Anche come contorno eventualmente. Come contorno? Sì. Per semplice. Poi andiamo a prendere lo speck. Un po' di speck. Voilà. Andiamo a parare. Tagliamo così. Facciamo della misura della melanzana, anche perché insomma devono essere pure carini oltre che buoni, no? Sì. Eccolo qui. Il nostro Alessandro ci ha abbandonato oggi. Ecco, qui si fa una sorta di involtino. Sì. Eccolo qui. Lo leghiamo con qualcosa, uno stuzzicante? No, si mantiene da sé perché il mascarpone va legato. Attacca. Allora. Questo piatto da portata. Un po' di rucola alla base. Delle carotine che abbiamo fatto a julienne precedentemente e ci siamo, montiamo il nostro piatto. Uno, due e voilà. Ecco qui il pistacchio a terminare, ok, qualche goccia di calza balsamica, lo mettiamo sempre a decorare. Un po' d'olio ce lo mettiamo, no? Mettiamo un altro goccio di vinaigrette poi dopo. Ah sì, e voilà. Quindi l'emulsione di aceto, olio, pepe nero e sale. Voilà. Chi non dovesse mangiare il pepe nero non lo mettiamo. Non lo metto. E questo è il nostro antipasto semplice e veloce. Abbiamo fatto il nostro primo curioso piano. Sì. Pasto, sì, fresco, sì. No? Fresco, però insomma va bene come aperitivo, come buffet, come antipasto, come è buono, è buono. Devi assaggiare prima. Eh sì, dopo l'assaggio, io mo lo metto da parte e poi l'assaggio. Intanto dobbiamo fare poi un altro piatto. Facciamo un altro piatto, sì, il filettuccio di maiale, il tempo di pulire qua, sì. E partiamo con l'altro piatto. Intanto che Luca sistema qui il piano, insomma, si organizza per l'altro piatto. Oggi sono diciamo molto contenta perché parliamo di un argomento che bene o male mi appartiene, che è quello della comunicazione. E di questi giorni la notizia di questo nuovo corso di laurea per influencer, quindi un corso di laurea abbastanza discutibile, se vogliamo, ma che è un nuovo mestiere che si affaccia anche questo ai noi, al mondo del lavoro. E quindi ne parleremo con dei colleghi, avremo il responsabile della,
di Radio Cosenza Nord di altre testate. E poi avremo un'amica, una nostra amica che è, non è proprio un influencer, ma è una persona che ama molto i social e che è molto seguita. Vedremo qual è il suo punto di vista proprio su questo tipo di lavoro che si va ad affacciare appunto in questo periodo, con questo corso di laurea, perché c'è stata un'università non statale, per fortuna, una società, una università privata che ha istituito questo corso, un corso triennale per influencer. Allora Luca, noi ci siamo? Qui ho visto che hai già sistemato il filetto e noi prepariamo che cosa? Beh, questo è filetto di maiale? Oggi abbiamo il filetto di maiale, di sì, maiale. Filetto di maialino. Pancetta? Lo faremo bardato con della pancetta. Sì. Poi ti spiego cosa significa bardato. Bardato, avvolto. Avvolto, bravissimo. Avvolto nella pancetta. Questa è la salsa di nduja con oggi leggero. Alla base. Io Enzo oggi leggero. Siamo partiti leggeri, ma poi finiamo oggi leggerissimo. In bellezza. E sulla base di questo nostro filetto metteremo della scarola prima scottata e poi saltata. Poi saltata in padella. Allora si procede a fare pezzettoni. Sì, si potrebbe anche fare intero se vogliamo. Si potrebbe anche cucinare intero, sì, sì. Si fanno i pezzettoni. Schiacciamo un po', sale e pepe. Sale e pepe. Non manca mai. Eccolo. Beh sì. Ecco cosa dicevamo dello bardare. Ecco, si avvolgono praticamente, si fanno. Questo sacchettino che un sacchettino. Poi servirà per mantenere la carta. Questo qui poi va in forno o va in padella? Lo facciamo in padella. Lo facciamo in padella per renderlo ancora più leggero. No? Perché sennò altrimenti il sughetto poi si perde nel forno. Invece così si assorbe tutto. Per cucinare questo possiamo passare direttamente alla cottura. Allora ci spostiamo, caro Luca, sì, in padella. Ecco qui filetto. Ai fornelli, però aspetta che io devo mettere il mio grembiulino. Anche per... ci voleva Alessandro. Alessandro mi sta trascurando, non c'è sono niente qua, da fare. Sono dove qua, sei? Non ti preoccupare. Eccoti, sono che stai qui. Facendo? Voglio sapere che stai facendo. Sto facendo qualcosina, io poi così ti farò assaggiare. Anche altro. Sì, ti farò assaggiare anche altro. Cari ragazzi. E poi ti ho lasciato in ottima compagnia, ti ho lasciato con Luca. Comunque è bravo, è un po' troppo veloce. È veloce, è più giovane giovane di sei me. Sei anziano, Luca, quindi... io sono giovane come lui, ma tu sei anziano. Ho capito, va bene, avete ragione. Allora io caro sto procedendo Luca. Con la cottura. Spicchietto d'aglio. Un po' d'olio. Ecco qui. A te l'onore, vai con i pelettucci. Questi? Sì, sì. Quindi non aspettiamo che si fa subito. Tanto. Nel frattempo io vi faccio qualcosina. Nel frattempo ci scaldi la inizio verdura. A scottare la cicoria. Allora di dovete qua. Sapere che qua c'è tutto il grasso della pancetta. Adesso che sta colando. Caro il mio Enzo Leonetti, tu sei dietro la telecamera dell'Ista Rai tutt'oggi, eh? Perché guarda, c'è il condimento. Questo della è un piatto un po' che lo rappresenta. Eh sì, bello ruspante, rustico, lui, montanaro. Lui è montanaro, quindi qua siamo diciamo, in tema, lui si trova qua. Sì. Dici che inizia a sentire il profumo? Mio Dio ragazzi, peccato che in televisione non si possono sentire i profumi. Beh, a volte è meglio. Oggi è un peccato. Già un danno lo facciamo. Senti, a far vedere queste cose. Io? Poi pensi se sentirebbero anche il profumo. No, guarda, a sentirli. Eccolo qui. Passiamo il coltello e ci proviamo con un goccio di vino bianco. Io ho sempre paura della fiamma. Gli schizzi, devi stare attento. Sì, infatti ho messo il grembiulino. Senti, ma come cottura? Si rischia di che rimanga un po' crudo, no? No, abbiamo messo il vino bianco e lo facciamo andare piano piano. Lo facciamo andare poi aggiungeremo un goccio d'acqua di quello che fare. Quindi si deve poi. Questa dove la mettiamo, no? Questa perfetto, è la nduja. Sì, sì. Andrà a creare la salsetta di cui parlavamo. Allora aggiungiamo un po' di nduja. Sì. Eccola qui. Tempo che si scioglierà, il nostro piatto sarà pronto. Poi a piacere quanto uno ce ne vuole mettere, bisogna tenere conto che è piccante. Che picca. E quindi poi anche un sapore forte tra la pancetta, il filetto di maiale. Insomma, bello corposo questo. Direi proprio che siamo partiti nostro. dalla melanzana leggera, poi la bozza finale. Quindi va a cuocere
Alessandro sta... Allora, nel frattempo io in padella ho messo un filo di olio extravergine, uno spicchio d'aglio e sto facendo appassire un po' la scarola riccia. Possiamo mettere anche un altro tipo di verdura? Sì, possiamo mettere anche... spinaci magari? Sì, sì, ho una bietolina, un po'... La cicoria selvatica, buona, ancora meglio. La cicoria selvatica. Quindi una volta scaldata, io passo, ti passo un attimo dietro qui, ecco. Senti, mi devi spiegare come si fa a far rimanere la verdura così verde. Allora, la verdura così verde è perché la fai cuocere troppo e metti il sale nell'acqua. Bravo. Invece adesso il sale lo metteremo adesso. Sì, se prendi un pizzico di sale, arrivo, la completiamo. Vado. Eccolo. Quindi va messo, ecco, diciamo, quasi a fine cottura. Certo, poi la verdura, io l'abbiamo detto già in altre puntate, è importante la verdura, non farla cuocere troppo. Perché perdono tutti. A parte il colore, perde anche le proteine, tutte le proprietà, come le proprietà nutrizionali, vanno a finire, si disperdono nell'acqua, basta veramente poco. Anche se poi andiamo a fare una seconda cottura, in questo caso io sto completando un'altra cottura in padella, quindi basta veramente leggermente una scottata e via. Senti, se invece la mettessimo direttamente in padella cruda si può fare lo stesso? Si può fare anche, si aggiunge un po' di acqua di cottura o un brodo vegetale e si fa appassire in padella e poi si aggiunge un filo di olio. Così si evita la doppia cottura. Magari se si ha un poco più di tempo. Noi adesso abbiamo fatto giustamente due cotture, però vedi così, in questo modo, ricordiamoci di togliere l'aglio, in questo modo il colore rimane e anche le proprietà nutrizionali. Perfetto. Ok, ci siamo, qui come siamo messi? Possiamo passare ad assemblare il nostro piatto. Perfetto, qui la verdura questa è pronta. Potete portare la cicoria, puoi portargli la cicoria. Io vi lascio da soli. Ah, ci lasci? Sì, sì, vi voglio guardare. No, c'è emozione, così c'è emozione. Vero Luca? Voglio vedere. Allora, noi po'... ci spostiamo di là per impiattare. Prego. Eccoci qua. Questo lo mettiamo qui. Sì, dai. Allora, un po' di scarola la mettiamo qui. Faccio io, la base. Io non sono brava però, Ancora? Sto ad imparare, sì, un altro po' di... Ho paura di graffiare la... la padella. Alessandro, mi emozioni tu, Alessandro. Letto, vedo che quando si tratta di letto... quando si tratta di letto io sono sempre pronta. Ecco qui. Poi? Beh. Abbiamo terminato. Un po' di salsetta. L'anduia. Sì. Suona sta l'anduia. Ragazzi. Qui oggi abbiamo dato... Mio Dio. No, ma io mi ero tocco illusa con perché l'anduia. Vedi, dall'antipasto così leggero, le carotine, le guarda la differenza, scusami. Pensato, perché poi sì, lì però... ci siamo un po' immersi in Enzo e l'abbiamo rappresentato, quindi... A parte lo schizzo della padella, ma questo è un altro attentato, eh. Caro il mio Enzino Leonetti, tu lo devi solamente guardare oggi, eh? Questo oggi un pezzettino te lo conserviamo. No, assolutamente. Sì, che è piccante, io lo possiamo conservare. È piccante questo. Un po' come lui. Ecco. Anche ecco. Il nostro regista è un po' piccante, sai? Sì. Non sembra, ma cosenza si dice agli umegitto. No, ecco. Va bene. Noi abbiamo terminato qui. Ci spostiamo a tavola perché i miei ospiti sono arrivati. Bene anche con Luca, quindi sì. Vi lascerò adesso un po' adesso più spesso. Adesso ti sei abituata? Mi piace guardarvi. No, assolutamente che ci imbarazzo e ci innervosisci. Va bene, i miei ospiti sono arrivati, Enzo, sì, sono arrivati, allora ci spostiamo a tavola. Grazie ragazzi, noi ci vediamo. Per la tua collaborazione. Sì, è stata proprio preziosissima. Grazie, ci vediamo alla prossima. Eh sì, vi ho fatto aspettare. Intanto io ho cucinato anche per voi, eh. Ah, grazie. La Sara c'è oggi. Bene. Ci possiamo accomodare? Ma va. Ciao, ciao Alessandro. Ciao. Dai, ciao Alessandro. Grazie intanto per essere venuti, perché
Certo, grazie. Ma Sara poi è una donna preziosissima, tu sai bene. Vedi, è pure emozionata. È moltissimo. Ha detto che oggi non parla. Sì, io ci credo poco. Salve, buongiorno. Buongiorno. Ok, grazie. Andiamo. La tavola, grazie, grazie. Prego, se non vuoi, vado di là. Grazie. Ma quanto è gentile. Hai visto? Galanteria. La galanteria, beh, non esiste più la galanteria a proposito di comunicazione, di marketing, non esiste più niente, ragazzi. È vero, non siamo per sti valori. Non ci sono più le mezze stagioni. Esatto, siamo nella fiera della banalità. Sì, allora. Stasera si beve acqua, Sara, va bene? No. No. Beh, da buona sangiovannese, no? L'acqua non va non bene. Non la beviamo mai. Non la beviamo mai. Ecco qui, un po' d'acqua. Caro Alessandro, che bello. Ma tu non sei mai venuto in trasmissione da no, me? È la prima volta. Neanche Giorgio? No, è la prima volta anche per me, sì. Sì, insomma, Sara invece sì. Sara è venuta, ha avuto un grande successo la nostra Sara. A Sara, proposito di comunicazione, perché Sara, lei è una molto comunicativa. Assolutamente. Beh, sì. Sei d'accordo? Io la seguo. Tu la segui, l'hai seguita? No, io no. Cosa a dir la verità, no. Cara la mia Sara Ruggeri, ecco qui, abbiamo trovato una persona che non ti segue. Una delle poche. Io ho avuto il piacere di conoscerla proprio in questa occasione. Ecco, non te la strollerai più di dosso, io perfetto. Ti avviso. Allora, Giorgio, sì, chiedi l'amicizia, Sara R. Perfetto, Sara R si chiama. Sara Fan. Allora, parliamo di comunicazione, come ben sapete, di qualche giorno fa la notizia di questo nuovo corso di laurea per influencer. Sì. Discutibile, può piacere o non piacere, ma comunque è una cosa che purtroppo è un mestiere, possiamo chiamare mestiere? Un po' quando visto noi mussuliamo, si dice così. Un po' come quando dissi a mia mamma, tanto tempo, quasi 25 anni fa, mamma, io che lavoro fai, il grafico, e che mestiere è? E che mestiere è? Quindi, voglio dire, ci si evolve? Ci si evolve, quindi è una cosa che sembrava un mestiere fuori dal mondo. Fuori dal mondo. Sì. Diventa una cosa invece attuale. Beh, l'esperienza è necessaria. Beh, forse no? Sul necessario avrei da obiettare qualcosa, sì, però pure io per alcuni versi, però per altri versi esistono, ci sono. Però abbiamo visto che è stato pubblicato, mi pare pure qualche settimana fa, un libro di una influencer, dell'Ellis, che ha avuto una vendita impressionante. Senti Giorgio, c'è da preoccuparsi. Ma guardi, io seguo molto poco queste evolversi di queste cose di computer. Io non sei tecnologico, ma tu sei responsabile di una radio sì, che insomma va anche forte. Il problema, Radio Cosenza Nord, voglio dire. Il problema è proprio questo, che specialmente la radio è cambiata tantissimo negli ultimi 20 anni. A me piaceva più la radio di una volta, ecco. Adesso è una cosa abbastanza fredda la radio. Tu Giorgio sei stato uno dei precursori della radio qua a Cosenza, no? Sì, diciamo che io ho iniziato nel 76 con qualche... Io non ero nata nel 76. Esperienza, poi... Che ride, che ride vorrei no, sapere. Stavo pensando. No, non pensare. Sardone. No. Volevo raccontare poi una grande sorpresa trovarmi cioè, questo personaggio. Già il fatto di incontrare lui, guarda. Cioè, non vedi? Mi avevi detto niente, è stata veramente una sorpresa. Cena, sì. Io e Giorgio abbiamo un rapporto amore-odio bellissimo. Sì, bellissimo. Non è vero che non va sui social, perché le migliori litigate ce le facciamo. Guarda, sì, lascia stare che ho visto un attimo il suo profilo, poi ti dico, insomma. Sì, ma roba di poco proprio, ecco, sono veramente agli albori. Talmente belle che poi in privato sia a lui che a me. Ragazzi, qua bisogna anche cenare. Grazie. Quindi mi stavi, scusami che ti ho interrotto. No, dicevo che la radio io mi ero un po' allontanato per un po', insomma, per una ventina d'anni. Ho ritrovato un mondo totalmente... Cambiato. Cambiato proprio, assolutamente cambiato, dove peraltro non
non ci ritrovo nemmeno. Che cos'è, cos'è che non ti piace, che non avresti mai introdotto in questo mondo? Tutti questi computer, tutte quante queste, questi social, queste cose, capito? Per esempio una volta lo speaker dava tanto di suo, adesso praticamente si mettono questi computer. Scusami, ho sentito un apprezzamento da queste parti. Sì? Sì. No, adesso praticamente danno molto poco di loro e danno tanto perché leggono e praticamente poi si confrontano con il computer, non più con la gente. Esattamente, invece prima. Però i social ormai sono una piazza. Sì, assolutamente. È virtuale, ma sempre una assolutamente, piazza. Assolutamente, assolutamente. Quindi questa è una cosa che non ti piace. Tu sei come me, nel senso che io ancora lui mi sai che ogni tanto mi cazzia. Sì, che io uso il notes con la penna. Ogni tanto lo uso. Io amo la carta, amo la penna. Sì, infatti. Non amo per esempio i famosi ebook, non mi piacciono, sì. Io amo la carta, no? I libri di carta, non sì, è vero. Purtroppo ci si evolve. Sì, è vero, è vero. Ci dobbiamo adeguare. Una pezza nel 76 io ero nato abbondantemente. Lo so. Poi Giorgio è un antesiniano, io mi ricordo che una mattina tirai filone a scuola. E siccome lui era fidanzato con questo ragazzo, era fidanzato con la infatti devo seguirlo quando con parla la di me di questo, ecco. Di questo ora ragazzo. Ecco, perfetto, era fidanzato con la sorella del clinica, andiamo da Giorgio, lui aveva la camera da letto qua, letto, e poi con un banchetto dove c'era tutto l'armamentario. Io ho iniziato così. La mattina cominciava la trasmissione. Nella sua camera. Io ho iniziato così, sì, ho iniziato così. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Facciamo intanto della radio. Io sto mangiando. Lei sta mangiando, non ci ha calcolato proprio. Cin, ragazzi. Bene. È buono il piatto. Buonissimo. Proviamo ad assaggiare anche noi allora. Sì, assaggiamo. Senti Sara, tu invece? Io adoro i social. Ecco. Quindi altrimenti non saresti qua. Mi piace tutto, mi piace la tecnologia, mi piacciono i social, mi piace tutto ciò che è moderno. Quindi io. È vero, la radio deve rimanere uno strumento comunque vicino alla gente, antico, più, come dire, più immediato, però anche nelle radio va bene la tecnologia. Poi le radio ma guarda che oggi la radio senza la tecnologia non funzionerebbe più, quindi. Però una volta io ricordo in radio le famose telefonate, le dediche, vedi che sono anziana, sì. A San Giovanni ancora ci sono. Facevi le dediche? A chi le facevi le dediche? Chiamavo alla sorella, chiamavo un'altra radio, mandava, certo. E poi mandava la telefonata registrata, la mandava. Cioè, quindi l'emozione di sentire la propria voce in radio era. Ma a San Giovanni succede, c'è una trasmissione radiofonica che va avanti forse da 50 anni, ogni domenica mattina, L'Angolo dei Ricordi si chiama, e ci sono le dediche, chiamano gli svizzeri, i sangiovanesi che sono in Svizzera, i sangiovanesi che sono in America, fanno le dediche. Ed è seguitissima. È una bella idea questa, tornare un po' indietro. Infatti una ecco, la tecnologia ci permette adesso con un clic di essere ascoltati in tutto il mondo, con lo streaming. Certo. Ecco, queste erano cose che prima ne sognavamo solamente. Certo. Ci sono i pro e i contro. Beh sì, io i social, io sono pure una molto presente sui social, però lei ride. Però più che altro per lavoro, per esigenze diverse, però sì, mi piace, in effetti sì, i social mi piacciono. Mettere dei limiti, sinceramente, mettere dei limiti perché si esagera in questo alcune situazioni. Non si può, come non puoi mettere i limiti. Lo metterei. Sì, no. Metterei, rimane anche limiti. Io li metterei i limiti, però poi. Senti, invece del corso di studi, che poi è un corso triennale, ho letto. Cioè sono 3 anni per diventare influencer, eh? Evidentemente c'è da studiare, no? Sì, Non lo so, guarda, io. Tu che ne pensi, Sara? Sono curiosa. Io lo farei. Sono indecisa, forse mi riscrivo all'università. Ecco.
Ma secondo me tu non ne hai bisogno, tu sei un autodidatta, tu vendi il prodotto Sarelle, lo vendi benissimo. No, c'è soldi. Bisogno di studio, c'è bisogno di disciplina, io sono un'indisciplinata, perché io sui social dico di tutto, non faccio una cernita. E questo ti porta a benefici, ma anche svantaggi. Però non litigo io sui social. Ecco, questo ti volevo dire. Cioè, no. Tu come rispondi, per esempio, alle provocazioni? Cancello. Cancelli e basta. Io e Giorgio invece litighiamo. Noi andiamo sui social per litigare. Ma tra di voi? Sì, tra noi due. Senti, ma il posto sulla prostata, ragazzi? L'altra mattina, no, è un ipocondriaco, quindi pubblica di tutto. Pure io, Giorgio, sono ipocondriaco. Allora, io non sono ipocondriaco. No, posso per tutti di me. Ma non è vero. Ho un carissimo amico che, peraltro... Che ha la prostata? Ce l'hanno tutti la prostata. La prostatite. La prostatite. Che è responsabile di una grossa associazione che e ogni volta che pubblica queste cose io glieli condivido chiaramente. Ecco, cioè, questo. Assolutamente sì. Io inserisco. Quindi abbiamo svelato questa cosa della prostata che dice sì. Però lui è stato attento, appena ha visto prostata è andato, a leggere. Ma perché è nell'età giusta, diciamo. Cioè, esattamente. Nell'età a rischio. Però ho fatto le mie visite. Le devi fare tutti gli anni, Sordone. Non ti preoccupi, ma stai tranquilla. Okay. Tutti gli anni. Sì, ma ora stiamo cenando, non interessa della tua prostata. Ma scusami. Vabbè, non l'ho tirato. Qual è stato il posto in cui hai preso più mi piace? Poi tu? No, sinceramente non me lo ricordo. Sinceramente non me lo ricordo. Però ti posso dire. Però c'è allora, stato uno di grande successo. No, ti racconto invece un'altra cosa, un aneddoto, perché io a Sara l'ho seguita sempre. E lei alcune volte è davvero geniale. Sì, è lei geniale. Secondo me ha sbagliato. Ma guardate che io adesso lo dico qui, qualcuno mi querelerà, però c'è qualcuno che lo copia, Qualcuno che la copia. Io. No. La copiano anche per. Propri interessi personali, nel senso che si fanno poi degli spettacoli, dei libri. Vabbè, gli artisti quando sono non hanno idee. Attingono. Cioè, come lui. Allora, vi spiego. Gli ho portato pure una cosa testimonianza di questa cosa qui, dire a te. Ha tirato fuori un non so se definirlo acronimo, che era così carino che ogni tanto mi faccio delle t-shirt personali perché mi piace farmi delle t-shirt, era così carino che me lo sono fatto e ci ho messo la R, non di registrato, la R di Sara Elmo, non te lo faccio, posso? Sì, certo, ma quella... Però non te la do, è mia. Devi chiedere i diritti, Cioè l'ha portata ma non te la dà. No, devi chiedere. Te la faccio stampare anche perché non abbiamo le stesse misure, penso. Cioè, lei se ne è venuta fuori con questo, aspetta, la apro meglio. Sì. A proposito di comunicazione. È vita tua. Però non l'ho mai registrato, geniale. Me l'hanno copiato subito praticamente. Ma è bellissimo. Io non mi sono fatto la t-shirt, te la faccio. Le facciamo queste cose. Anzi, se mi dai una t-shirt tua te la faccio stampare così. Ma la faccio perché una t-shirt con la mia faccia e mi ci metti sto. Proprio. Ah, proprio tu, egocentrismo. No, zero. Molto umile zero. Com'è. Sempre stata molto umile. Comunque per dirti com'è geniale questa ragazza. Sì. Si fa il corso di influencer secondo me. Ma non è proprio una cosa da niente, è una facoltà. Cioè ti devi iscrivere all'università, corso devi di andare a fare gli esami. Io ti vedo. Ma quindi è vero. Sì, verissimo. Sì, è vero. È una università non statale, un'università di quelle telematiche, che ha istituito questo corso. Ma pare che ci siano anche parecchi. Io credo che avrà molto successo. Allora, sì, secondo me sì. Secondo me sì. Perché... Vabbè, tieni conto che molti ragazzi studiano, passano anni sui libri, si laureano e non trovano lavoro. Tanti altri ragazzi hanno tentato su Instagram di aprire una pagina e hanno avuto più successo di chi ha studiato. Sì, però questo non è positivo. Però. Non è positivo, amore mio, ma è la realtà. Cioè, su Instagram, se tu accedi, arrivi ad avere più di 50.000 followers. Followers sono quelli che ti seguono. Si pagano, capito come funziona, tesoro? Tu pubblichi una foto, loro ti danno dei soldi. Quindi, credo che i ragazzi poi alla fine siano anche tentati dalla cosa, no? Fanno questo tipo di scelta perché c'è meno fatica, anzi si divertono pure forse, perché magari i social sono Instagram forte. Secondo me è il social migliore degli ultimi tempi, è quello che io adoro di più, è quello che mi piace di più, però ti dà anche possibilità di guadagno.
voglio dire, ti diverti e guadagni. Poi tra l'altro i ragazzi di oggi il mito del soldo fatto, ce l'ha. Ce l'hanno. Più uno. Questa cosa non mi piace, il discorso che sta uscendo da questa capito, amore mio, ma noi siamo più anziani, quindi mi rendo conto che tra l'altro io ho dei figli, quindi che insomma questa cosa si che studiano, sì. Fanno gli esami e magari un giorno però saranno costretti ad andare a lavorare al nord. No, il problema è che questo tipo di attività si fa anche da ragazzine, nel senso che ormai le quindicenni, quattordicenni, anche meno, sì. Anche meno, ecco già. Sì, ma esistono anche dei miti ormai di queste influencer. Certo, sono dei, oramai sono dei punti di riferimento appunto, per questi ragazzi. Tipo la Ferragni. Tipo la Ferragni che insomma ha fatto la sua fortuna con Instagram, no? Con i social, sì. Vi dicevo del libro, il libro dicevano, mi pare la Mondadori, ha detto non ho mai venduto così tanti libri. Nella storia della casa editrice è un argomento che prende, cioè gli utenti ci sono, questo target che va ecco, bene. Quindi anche questo è un disco, sì, parla di corna, una cosa molto acculturata, sì. Di grande livello, un target alto, di nicchia. E ha venduto in una settimana tipo come vende un libro in un anno. Quindi questa cosa un best-seller. Sì. Pensa come si deve sentire invece una persona. Un Henry De Luca, sì. Però succede. Sì, assolutamente. Succede, io non lo condivido, ma succede. Vabbè, no, a te non ti è mai capitato di pensare che ho sbagliato tutto nella vita. A me un sacco di volte. No, nel senso che poi. No, lui ha fatto ciò che gli piaceva di fare, no? Sì, no, nel senso che. Mi sono espresso male, nel senso che vedi delle cose e dici ma io sì vabbè no? tanti sacrifici tanto studio. Arriva a me è successo io ci ho pensato tu ci hai pensato sì avessi capito subito le potenzialità dei social ne avrei approfittato non l'ho fatto in tempo no non sono in tempo ormai perché mo no perché scusa perché non sei. Questo è un mondo che è in continua evoluzione. Poi. Tu invece come rivedresti questa situazione? Cioè se tu dovessi rifare, tornare indietro e rifare comunicazione, faresti di nuovo quello che hai fatto o ti adegueresti alle nuove tecnologie? Rifarei tutto. Cioè ritorneresti nella tua stanza? Sì, è stata una cosa troppo emozionante, troppo bella. La radio poi. Perché non facciamo una trasmissione a radio? Sì, poi glielo diciamo. La radio poi è una cosa affascinante. Bellissima. Perché tu. Io non ho una bella voce. Tu potresti fare radio anche in un angolo di un capuzzino, non ti vede nessuno, con la voce magari. Però bisogna avere una bella voce e sicuramente l'accento silano non è che giova più di tanto. Ma non mi pare si senta l'accento silano. Io ho tanti amici a San Giovanni in Fiore, ma io sono una San Giovannese mi stanno vedendo anche nell'accento. Il tuo accento non si sente. Mi sto molto controllando. Vabbè, ma anche se fosse, scusa, qual è il problema? Dico, anche se fosse. Che si sente qual è il problema, perdona. Questo è vero, io sono per la valorizzazione dei dialetti, delle cadenze. Come no, ma se tu pensi a proposito di davvero di comunicazione, i nostri figli non tutti conoscono il dialetto ed è una cosa gravissima. Ci sono alcuni termini. Cose, forse l'unica sulla quale mi trovi d'accordo. Sì, perché noi il resto la stessa zero. Zero. Poi mi dovete dire su perché non andate d'accordo. Cioè perché fondamentalmente ci amiamo, questa è la verità, e non lo vogliamo accettare. Perché comunque Sardone è pungente, sì. Lui c'ha i suoi. Sardone sì, è un esperto nella comunicazione. Lui mi sembra Sardone, una lui è una persona modo più controllato. Sì, assolutamente, ma si vede pure che sono più a modo, voglio dire. Lui Alessandro quando deve non risparmia nessuno. Sì. Che Juventino. Assolutamente no, vedi, ma non è sbagliato. Tu sei interista invece, ricordo. Purtroppo sì. No, io non non lo so. Il Cosenza. Lui ama il Cosenza. Il Cosenza in primis. Il Palermo perché è la mia città d'origine. Come? Non è nemmeno Cosentino. È siciliano lui, capito? Non lo sapevo. Sì. Sei siculo? Vabbù, ciao. Non lo sapevo. Sì, vedi quante cose sto amore parlando. Mio. Vedi? Sì. Non sì. Sapevo così. La mia famiglia è di origine siciliana, sono nata a Palermo. Che bello. Mi sono nata pure in Sicilia. La Sicilia è bellissima. Anche la Calabria, però. Anche la Calabria. A proposito di Calabria. Ok.
fai una così di botto. Bene. Una campagna comunicativa sulla Calabria per promuovere le bellezze della Calabria. Però tu così mi fai una di quelle. Cioè, qual è la cosa che secondo te non è valorizzata? I calabresi forse. Perché i calabresi secondo me dovrebbero essere la vera risorsa della Calabria. Nel senso che sono un po' bistrattati? Secondo me sì, non sono valorizzati per quello che sono, o comunque forse non hanno i mezzi per esprimersi come vorrebbero. Cioè. Non lo so se non vogliono. O non hanno le capacità? No, assolutamente no. Secondo me il calabrese ha. Noi siamo molto capaci, siamo molto bravi. Assolutamente sì. Però questa cosa non viene detta da nessuno, perché? Anzi, viene detto sempre il contrario. Si sente qualcosa. Si parla per esempio dei medici che sono tutti nei grandi ospedali del nord, ma sono calabresi. Questo è proprio la cartina di tornasole, ti fa capire che poi quando si ha la possibilità di esprimere le proprie capacità, e purtroppo nella nostra terra è difficile esprimerle, e le vai a esprimere fuori dalla regione o fuori dall'Italia, vengono fuori le eccellenze, sono calabresi, quindi sono figli di questa terra, quindi secondo me quello che manca forse è una politica, non entriamo in queste domande, che è meglio, è una politica che dia la possibilità ai calabresi di esprimersi al 100%. Guarda, la stessa domanda l'ho fatta qualche tempo fa, sempre in una nostra trasmissione, riguardo ai prodotti tipici calabresi. E questa persona, che era un esperto, tra l'altro un agronomo, mi diceva: manca proprio una campagna di promozione dei prodotti. Eppure abbiamo dei prodotti fantastici, importanti pure, però si parla sempre quasi sempre degli stessi prodotti. Quindi una campagna di comunicazione forse andrebbe. Eppure ne sono state fatte campagne di comunicazione. Ha tolto la parola di bocca. Però ci sono alcuni prodotti che non vengono neanche nominati. Tipo? Ce ne sono diversi. E quindi non tutti li conosciamo. Quindi magari questa campagna sempre, di comunicazione andrebbe fatta. Sono sempre i soliti prodotti che magari pubblicizzano di più. Ora, per esempio, da qualche anno che c'è l'anduia. Sì, che la trovi veramente. L'anduia, la cipolla di Tropea. L'anduia, a proposito. I famosi consorzi, no? Sì. C'è l'anduia, quando invece c'è la pittambigliata di San Giovanni, che dovrebbe vendere. Esattamente. A livello planetario. C'è la nona di Reggio, questo frutto buonissimo. Di io mi sono fatto molti amici al nord grazie alla pittambigliata, tu lo sai. Ma molti. E mica amici. Sei scemo. Molti amici. Ma tu sai che lavoro però ci vuole per lo fare so, la pittambigliata? L'ho visto. Perché i cosentini c'hanno sto piccolo difetto che te la chiedono come se fosse. No, l'ho vista, è lavoratissima, sì, l'ho vista. Sì, c'è una grande fatica, sì. C'è una fatica dietro incredibile. È vero. Però una volta l'ho fatta piccola. Amore, sai fare pure le pittambigliate? Certo, io sono bravissima. Tu sai fare tu. Allora, questi qua sono degli involtini di filetto di maiale. C'è la pancettina. Sì. Fatto pure io questa. Filetto, sì. Comunque non abbiamo fatto i complimenti alla cuoca. Vabbè, di te, no, figurati se lo chef è di là. Io ho fatto solo da assistente. Quindi non l'hai cucinato tu? Ma no, hai perso un'occasione per tagliare. Io come so cucinare, però. No. So cucinare. Ma senti, Francesca, per cucinato lei. Allora, scusate, una campagna di comunicazione. Però Francesca, scusa. Francesca cucina. Benissimo. Allora vi inviterò a casa, non all'hotel San Francesco, vi inviterò a casa mia. Ma io volentierissimo. Però dovete stare attenti al cane, che c'è un cane di 40 quintali. No, ma sai, Francesca. Alessandro basta invitarlo. Alessandro, quando c'è un invito è il primo a correre. Stai tranquilla che è il primo che provi. Invita vuol dire che ha piacere di avermi, no? Certo che ti invito. E poi te lo impaccio. Se ti fai una campagna di comunicazione per Oncomed. Scherzo, perché lui è Francesca, il grafico della nostra associazione, per cui il grafico. Mi onoro di. No, Francesca mi ha contattato tempo fa e ha sfondato una porta aperta, perché io comunque sono molto sensibile per cose familiari. Lui, Sì. E io le ho detto anche subito se non di andate sì. D'accordo, ma lo dobbiamo coinvolgere. No, lo coinvolgo. No, poi alla fine te l'ho detto, ci amiamo. Francesca, lo dico a voi due, a Sara e a Giorgio. Mi contatta per fare i lavoretti, volentieri,
ma poi quando ci sono feste, cose, non mi chiama mai. E io poi la vengo a scoprire dopo. No, sto scherzando, è successo una volta quest'estate. Probabilmente. No, ma la sta facendo rimpiangere questa cosa, guarda. Ma sei tu che non, ecco, non sei social, perché sui social, Sara, c'era scritto questa, di questa festa o no? Sì, era. C'era una buona campagna di comunicazione, sì, sì, o no? Sì. Senza di te ho fatto una buona campagna da sola. Sì, ma io ad agosto, almeno ad agosto, me lo fai spegnere il cellulare e mi fai staccare allora, da tutto. Sono cavoli tuoi. Ma ci vedevamo sulla spiaggia, me lo potevi dire un attimo. Io. Non lo sono trovato, me lo sono trovato nel mio lido. Cioè, la casa mia è dietro il suo lido, quindi. Cioè, te la sei trovato pure a guardia. Pure a guardia me lo sono trovato. Ebbene sì. Allora, noi forse abbiamo finito il tempo. Sì, abbiamo, il mio regista mi dice che abbiamo finito il tempo. E senti, come comunicazione sulla, come comunicazione culinaria va bene, no? Perfetto. Perfetto. Non poteva andare meglio. Guarda, sta mangiando come un pazzo. Pure io, amore, guarda. Sto mangiando guarda tutto. Io perché parlo solo. Perché tu sei la. Va bene. Allora, ragazzi. Sì, ma non ci hanno raccomandato altro. E tu, il tempo è proprio volato. Sono. Infatti, vuol dire che siamo stati bravi a parlare e ho visto che era un pochettino nervoso perché lui il problema è che hai capito. Guarda. Ragazzi, grazie per essere venuti. Grazie, Giorgio, a te noi non ci vediamo invitato. Da un sacco di tempo, mi ha fatto molto piacere. Anche a me. Sarà tantissimo. La prima di una lunga serie, lo sai? Perché certo. Poi insomma io verrò a tediarti anche in radio. Andiamo. Con grandissimo piacere. Come on come ti dobbiamo andare sicuramente. Sì, come on come sarebbe bello che Sardone adesso mi regalasse la maglia che ho. Ma non ti entra, Sara. Io l'ho ispirata allora, io. È inutile. Facciamo una cosa simbolica. Io. Dai, mettitela sulla. Aspetta. No, non mi va davvero. No, allora io. La mettiamo sopra. Facciamo una cosa simbolica, poi te la ristampo. Posso? Però, ok, mettila. È piccolina, Sardone. Andiamo. Ecco, vedi. Se possiamo inquadrarla, per favore. Eccola qui. E vita da tu. E vita sei una ragazza genio. È un genio. Sei altro che influencer, altro che De Lellis o Ferragni. Va noi bene. Abbiamo la nostra Sara. Grazie, ci grazie. Vediamo la, no, la con voi volta. Noi ci vediamo la settimana prossima. Grazie mille.